con della legna in maniera che poi il carbone potesse arrivare in temperatura. Sotto ci sono delle ventole che mandavano aria per aumentare la temperatura di combustione del carbone. Con queste cappe i fumi, e ce n'erano molti ovviamente, venivano evacuati all'esterno, cosa impensabile adesso, anche perché c'era una cappa abbastanza bassa che non arrivava fino al tetto, e quindi sono operazioni che oggi sarebbero assolutamente precluse. E poi utilizzavate queste sono tutte tenaglie, pinze di varie fogge, come potete vedere qui. Sembra una chiusura, strumenti di tortura. Nella chiusura hanno forme diverse, dove per prendere pezzi piatti, quadrati, circolari, esagonali, esatto, eccetera. Anche perché ovviamente un pezzo a temperatura di 1000-1100 gradi, 900 gradi, devono essere per forza trattenuti da queste tenaglie. Quindi il pezzo veniva qui scaldato, portato a una temperatura che veniva giudicata esclusivamente ad occhio, quindi in base al colore incandescente. L'incandescenza del metallo si valutava la temperatura se poteva andare bene. Dopodiché, tramite martelli, incudini o per pezzi più grandi o lavorazioni più pesanti, tramite quella macchina lì che è un maglio professionale. E ci spiegavi che qui sotto c'era tutta una struttura di sabbia, ghiaia per sopportare... Allora qui era stata fatta tutta una fondazione con il rischio di grana sempre più grossa e man mano salendo sempre più piccola, trucioli divise, quindi in maniera da ammortizzare gli urti, perché non è un maglio enorme, ma insomma la massa battente dai suoi corpi, e quindi c'erano delle vibrazioni che dovevano essere assolutamente ammortizzate. E funzionava a forza umana tramite quella... Funzionava, quello era semplicemente un pedale di comando. Azionando quel pedale, l'aria da un primo cilindro veniva buttata, convogliata nel secondo cilindro, che azionava la mazza battente, che è questa qua. E tra la mazza e l'incudine veniva messo il pezzo, che con gli urti della mazza veniva modellato. E che tipo di pezzi venivano forgiati? Allora, qui noi usavamo esclusivamente del ferro. Per ottenere che cosa? Per ottenere pezzi di varie forme,
comprese eventualmente per costruire anche delle tavane del genere. Ho capito. Però qui l'operazione, soprattutto con le classi prime e seconde, erano operazioni elementari. Quindi il passare da un cilindro, dargli una forma quadrata, fare una punta, fare una lancia, le prime operazioni erano operazioni abbastanza semplici, esclusivamente a scopo di lancio. E poi dopo i pezzi venivano saldati? Poi qua, oltre a questa operazione di cucinatura e di forgiatura, facevamo anche della saldatura. Saldatura ad arco elettrico, su quelle postazioni là, ogni banco di quelli aveva una sua saldatrice. Questi banchi sono stati costruiti qui dalla scuola degli anni. E lì facevano operazioni di saldatura, anche le operazioni abbastanza elementari, sempre all'arco elettrico. Anche lì fumi convogliati da quegli aspiratori e poi evacuati dall'esterno. Ecco, quindi comunque questa attrezzatura, tu hai detto che sei qui dagli anni 70, era precedente già. Era precedente. Questi locali qua è quello che siamo stati approntati all'inizio degli anni 60. Ah, ecco. Anche perché il bagno credo che sia stato comprato nuovo e se non sbaglio negli archivi è un bagno degli anni 55-56. Ho capito. Quindi credo sia stato comprato nuovo e quindi installato subito qua. Quindi negli anni del boom economico, si può dire. Negli anni in cui la meccanica c'era lo sviluppo. Era specialmente in Piattolino, una delle principali. Quindi a cavallo tra gli anni 50 e 60. Sì. Ed era un'operazione, insomma, era una didattica che serviva al ragazzo, perché comunque in quegli anni si trovava ancora uno sbocco anche in questo settore. Certo. E quindi voi preparavate, formavate i ragazzi delle classi prime, diciamo questo era il primo step, il primo stadio. Questa era una delle attività didattiche che loro svolgevano nel laboratorio, oltre a tutte quelle attività nel laboratorio di macchine pensi. Ho capito. Ecco, invece questa attrezzatura che cos'è? Allora, questa qui è una dama, chiamata dama, per la sua forma rettangolare e tutti questi fori di forma diversa e dimensioni diverse, che serviva per poter inserire questi attrezzi nei vari fori, attrezzi che servivano a dare forme diverse in funzione delle scanalature che hanno, dei tagli che hanno, delle grandezze, al pezzo che veniva battuto col martello una volta scaldato. Quindi il pezzo scaldato veniva poi appoggiato con quelle pinzone che abbiamo visto, tenaglie. A seconda della funzione veniva poi adattata a queste forme. Chiaramente la base rimane sempre l'incudine, dove venivano dati i primi colpi. Poi, ripeto, a seconda delle forme da dare si usavano. Diciamo che era un'operazione di raffinatura del pezzo. Esattamente. E questa invece è una classica. Questa è una classica morsa. In questo caso proprio morsa da fabbro, da forgiatura. Questo è un forno a muffola, chiaramente è un forno elettrico, e questo è molto piccolo, per cui si usava solo in determinate circostanze quando dovevamo eventualmente forgiare dei materiali particolari che hanno un range di riscaldamento ben preciso. Sempre e questo a differenza del carbone, acciai, acciai particolari, a differenza del carbone ovviamente qui potevi impostare tramite il termostato una temperatura e ti garantiva che quella era la temperatura di riscaldamento. Mentre col carbone un'operazione del genere la puoi valutare soltanto visivamente, ad occhio, con l'esperienza, proprio valutando il colore del riscaldamento. Ecco, mi dicevi i rischi, diciamo, di non una corretta utilità. Certi materiali hanno, ripeto, una temperatura di riscaldamento e di forgiabilità ben precisa, che se si rimane al di sotto praticamente sono molto duri e rischiano di creparsi. Se si va un po' oltre, il materiale al primo colpo si sbriciola, proprio
vanno via pezzi incandescenti tutte, e si distrugge il pezzo. E a temperatura di fusione. Per questo favoriva invece, ripeto, i lavori la di... precisione del riscaldamento, con la temperatura controllata. Ecco, questa attrezzatura invece... Allora, questo è un'attrezzatura che si montava, si potrebbe montare ancora oggi, ma non si usa più, sul tornio. Tramite questo motore si dà il movimento a quest'albero dove si montavano le mole per rettificare i mandrini del tornio. Ah, ecco. E funzionava elettricamente? Funzionava elettricamente. E questa è una cinghia? Questa è una cinghia piatta, chiaramente dal motore dà il movimento a quest'albero e qua c'è la mola. Sono mole di varie dimensioni, già ne piccole, per poter rettificare i mandrini del tornio. Ho capito. E questi ingranaggi invece che vediamo? E qua ci sono tutti accessori, piuttosto vecchi ovviamente. Questi qui sono tutti ingranaggi che venivano messi in dotazione ai torni per il cambio, per poter fare filettature diverse e avanzamenti diversi. Ecco, quelle sono le cinghie. Quelle sono cinghie trapezoidali, cinghie piatte, queste sono già abbastanza moderne, diciamo. E quei cilindri erano, diciamo, risultato del lavoro del tornio? No, queste qui sono tutti accessori, accessori per le macchine. Ci sono dei ricambi oppure accessori proprio per le lavorazioni particolari. Ho capito. E venivano usati sempre nella stessa epoca, diciamo, sempre a cavallo anni 50? No, quindi si sono usati, possono usare ancora adesso. Ah, ecco. E per certe lavorazioni si possono ancora usare. Quella specie di elica? Questa... No, quello è un volantino, tra l'altro, volantino rotto e riparato, come si vede da queste saldature, che sono abbastanza grezze. Ho capito. Ecco, invece questa macchina cos'era quando risale? Allora, questa è una piegatrice, io l'ho sempre vista qua, quindi non so in che anno sia stata costruita, però dalla foggia sarà una cosa degli anni 40-50, addirittura. Ed è una macchina che serve a piegare la maniera. Mm-hmm. I principi di funzionamento sono quelli attuali, chiaramente le macchine adesso non sono azionate manualmente, ma sono azionate con dei motori o idrauliche. Il principio era semplice, un pezzo di lamiera veniva inserito nella macchina, bloccato, e poi tramite questa leva qua si dava la piega che si voleva dare. Ecco. E quindi quel pezzo lì era lo finanziere per diciamo, equilibrare un po' lo sforzo che facevi manualmente. Un altro piegato si estraeva e teneva, certo. E questo era tutto a mano comunque? Tutto a mano, questa qui è esclusivamente manuale. Questa chiaramente è azionata da un motore elettrico, non è manuale, una volta era manuale, quindi lo sforzo era notevole, e serve tramite questi tre rulli a dare una curvatura in più passata, quindi con raggi diversi, a un pezzo di lamiera. Ecco. La lamiera viene messa nel rullo, viene azionato, comincia a vedere a dare una curvatura, quindi col piede si dà l'azione. Eventualmente, se si deve aumentare il raggio di curvatura, si manovra sul rullo e aumenta il raggio. Fino a ottenere un cilindro. Fino a ottenere eventualmente un cilindro praticamente completo. Quindi si aumenta man mano per la curvatura. È chiaro che una volta che il cilindro è chiuso, e quindi questa la piega è arrivata quasi alla giunzione, per poter estrarre il pezzo bisognava aprire qua, sfilare di Thank you.
fatto, per estrarlo bisognava tirare fuori il braccio e sfilare il tubo. E sfilare. Perfetto. Siamo nell'ex laboratorio, nel seminterrato, nella sede del Planen, piazza Roviland, e scopriamo cosa c'è dentro. Questo è diventato un magazzino. Un magazzino. Una volta qui si faceva lezione e adesso è diventato un magazzino. E qua in questo armadio ci sono dei particolari che venivano fatti nei nostri laboratori, nella sezione congegnatori. Questo qui per esempio è la riproduzione, un facsimile di un trapano a mano. E veniva costruito tutto dall'inizio alla fine. Qui ci sono molti particolari ed era già un lavoro complesso che si faceva nelle terze di qualifica con congegnatore. Quindi di massima precisione comunque. Sì, con questi incastri qua per esempio fatti e realizzati a mano. E quindi oltre a saper lavorare sulle macchine utensili ci voleva una buona pratica di aggiustaggio, cioè proprio di lavorazioni a mano. E altri esempi di... Ah, ce ne sono tantissimi. Questo qua praticamente era tipo di valvola, con tutta una serie di filettature, trapezie, triangolari, eccetera. E poi abbiamo qua la riproduzione di un meccanismo di grifo oscillante. Ruotando questa puleggia, questo perno trasformava un movimento rotatorio in un movimento alternato. E servivano questi pezzi in che tipo di industria? Sempre metalmeccanica? Beh, nell'industria meccanica per applicazioni le più varie possibili. E poi ci sono dei pezzi non prodotti nelle nostre officine, ma che servivano per far vedere al ragazzo un componente reale, avendo il disegno anche un componente reale. Sono pezzi dei modelli nelle officine. Questo qua per esempio è un pistone di un'automobile. Qua abbiamo un albero a canna sempre di un'automobile, per cui oltre a farglielo vedere in fotografia oppure sul disegno ce l'avevano proprio in visione, potendolo confrontare appunto con il disegno. Oppure una cosa ancora più semplice, semplicemente una valvola di un motore, una valvola vera, reale. Sempre un motore di un'automobile. Di automobile. Ecco, cosa rappresenta questo album di un allievo 58-59? Questo qui è qualcosa di abbastanza antico ed è la raccolta dei disegni che facevano appunto l'anno scolastico 58-59 una sezione di disegnatori. Cominciando proprio dalle prime basi del disegno, la scrittura, la calligrafia. Questi sono tutti disegni dello stesso allievo, fatti in un anno scolastico, in prima. C'è da dire che una volta il disegnatore faceva molte ore, perché facevano anche 18 ore di solo disegni. E poi applicavano questi disegni alla fabbricazione, alla soprattutto questo mi permette di saper leggere disegni di pezzi che dovevano essere poi prodotti in laboratorio. Ecco, se ci fai vedere magari un esempio significativo. Questi sono disegni che sembrano stampati. Questi sono fatti a matita e a china per quanto riguarda alcune scritte, i titoli, eccetera. E queste linguette? E questi sono tutti pezzi particolari meccanici che vengono usati nei montaggi di per attrezzature e macchinari e che venivano appunto riprodotte con le loro tabelle e con le loro dimensioni duplicate. E qui appunto ci sono tutta una serie di disegni, esercitazioni che richiamano alcuni componenti di particolari meccanici che servono poi per montaggi, produzione di pezzi, eccetera. Quindi gli studenti dal disegno erano in grado di realizzare il pezzo? Intanto di cominciare a capire esattamente dal disegno, capire nel disegno qual era il particolare e poi riprodurlo in laboratorio. Ecco, elica, cilindrica, quindi... Questo era
era quasi un manuale di meccanica con tutti i prodotti anche commerciali, ovviamente, perché qui si parla di viti, di bulloni, dadi, prodotti che si trovano in commercio. E di qua invece, molto bello anche questo, questa è la raccolta di dello stesso alunno, non questo, ma di un alunno, prima, seconda e terza del corso dei segnatori. Evidentemente l'insegnante ha ritenuto di raccogliere e rilegare tutti i disegni di questo allievo, che partono da cose semplici, pur se fatte benissimo, perché anche queste sembrano stampate, tutto a mano del primo anno, fino ad arrivare man mano a particolari più complessi, più complicati, con anche, questo per esempio è tutto un micrometro con tutti i componenti e vari particolari di complessivi complicati. E quindi poi andavano in laboratorio con questi disegni. Allora, non tutti questi pezzi poi venivano riprodotti, perché alcune di questi particolari venivano prodotti per fusione, eccetera, cose che noi qui a scuola non avevamo. Però sicuramente uscivano con la possibilità di conoscere bene il disegno. E questi andavano, cioè servivano per quale tipo di aziende, industrie? Allora, tutte aziende meccaniche. Meccaniche. Molti ragazzi poi trovavano una collocazione naturale, soprattutto nelle aziende automobilistiche che c'erano a Torino, Fiat e Lancia per primo. Certo. Ripeto, qui si parla anno scolastico 56-59. Ecco, c'erano anche altre specializzazioni previste al Plana? Beh, in anni remoti, sicuramente prima che arrivassi io, c'erano anche gli orologiari. E qua c'era una chicca, questa scatola è veramente preziosa, perché qua, ecco, vediamo, c'è un bellissimo tornio da orologiari. Spiegaci che cosa significa. Quindi è un tornio a tutti gli effetti, dove però chiaramente si parla di pezzi molto piccoli e di conseguenza il tornio è piccolo. Credo che questo non abbia mai lavorato, non sia mai stato usato. Quindi in perfette condizioni. Questo avrà perlomeno 60 anni, questa scatola. Se guardate le tracce di ossidazione, praticamente non ci sono. E con tutta l'attrezzatura, quindi il mandrino autocentrante, una molettina abrasiva per fare delle rettifiche, tutte le pinze per poter serrare i diametri, compreso, immaginatevi gli alberini degli ingranaggi degli orologi. Questa è una pinza che chiude un alberino microscopico. Poi la qualità dei materiali, perché, ripeto, questo carrello sarà lì, questo è il carrello portatensile, sarà lì da 60 anni e sembra appena uscito dalla fabbrica. Tenuto anche in condizioni. Tenuto bene, ma ripeto, mai usato, mai lavorato, tenuto in dei magazzini eppure... E quindi le competenze che occorrevano erano... Queste competenze che adesso sono andate perdute, perché ripeto, non so in che anni ci fosse il corso per orologio. Però questa veramente... E quindi c'era una sorta di connessione con la meccanica. Certo, chiaramente è una meccanica molto ridotta, con tutte le difficoltà di lavorare così, minuto. Minuto. Bellissimo, una preziosità. Ecco, questo invece è un catalogo di una ditta. Questo qui è un catalogo di una fabbrica di utensili e noi chiaramente questi cataloghi li usavamo quando dovevamo fare gli ordini per comprare determinati utensili. Tra l'altro questo qui è interessante perché è il catalogo della ditta Ponce Cantamessa, uno dei costruttori migliori e più importanti. Che era per qui quanto, nella zona. Che era qui in zona San Paolo, ogni cortile c'era un laboratorio, piccolo o grande che fosse. E quindi la Ponce Cantamessa era qui in Corso Regina, Corso della Cornice. E questa qui è la fotografia dello stabilimento. Dello stabilimento. Dove praticamente tutto intorno sono campi. Prati e campi. Sono prati e campi. E ti risulta che esista ancora questo stabilimento? Allora, questa palazzina qui, che era la palazzina dell'ingresso degli uffici, probabilmente c'è stata fino a 20-25 anni fa. Adesso in tutta questa zona sono costruzioni nuove. Nuove, residenziali. Proviamo a vedere sul
computer, su Google, a che punto siamo. Vediamo perlomeno cosa c'è adesso. Cosa c'è adesso? Attimi di suspense. Ecco, corso Racconigi. 1508, che era l'indirizzo dell'azienda. Dell'azienda. Eccoci qua. Ecco, è un complesso residenziale. Nuovo condominio. Recente. D'altra parte, come abbiamo visto prima nel catalogo, qua era tutta zona di prati praticamente. Prati e campi, adesso. E qua abbiamo case. Ovviamente. Nuove costruzioni. Un pezzo di Torino San Paolo che non c'è più. Che non c'è più. Meno male che è rimasta la palazzina della Lancia. Ecco. Anche se adesso ci sono uffici dell'anagrafe. Ecco, questi dipinti dove si trovavano? Questi dipinti erano su una parete del laboratorio di Torino. Chi non si aspetta l'inaspettato non scoprirà la verità.